Benvenuti al mio canale, io sono Mayra e oggi andiamo avanti con Finding Teddy. Abbiamo raggiunto una nuova zona, vediamo un po' di scoprire cosa c'è da questa parte. C'è già qualcosa qui. Cosa abbiamo preso? Una sorta di radice. Qua non c'è niente da fare. E allora andiamo di qua. Oh, qua mi sa che abbiamo due strade. Proviamo prima a scendere. E andiamo di qua. Cos'è, una ragnatela? Ah, mi sa proprio di sì, no! Accidenti. Vediamo. Con questa? No, 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 no. Ah, ma rimane attaccata. O ci serve qualcosa tipo per tagliare la ragnatela o qualcosa per non restare attaccati. Una talpa! Che però dorme, vediamo se magari vuole la radice. No? Questo? No. Chissà cosa vuole la talpa. Andiamo avanti di qua. Oh, una formichina. Che però non sta ferma. Provo a dargli la radice. No, eh. Provo a catturarla. Sì! Eccola! Ah, una formichina. Secondo me la formichina o se la mangia la talpa o se la mangia il ragno. Uno dei due potrebbe essere. E c'è un gattino sopra l'albero? Ah, però non è proprio amichevole. Vediamo se vuole la radice. No. Vuoi tu la formica per caso? No. E se io provo a passare? Ah, non mi fa niente. Ah, aspetta però. No, no, no. Che cos'è questo? No, 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 aspetta. No, c'è qualcosa lì, ma... Volevo provare con... Bzz. Aspetta. Vai tu. No, neanche lui non fa niente. Niente. E allora, prima di andare avanti, proviamo a portare la formica o alla talpa o al ragno. Io proverei prima il ragno. Magari la formica tipo rimane attaccata alla ragnatela. Così e così. Sì! No, ma povera! E ci ha lasciato un gomitolo di ragnatele? Ok, grazie! Ah, il gomitolo con il gatto! Proviamo! Vediamo se vuole il gomitolo. Sì! Eccolo che gioca. Più o meno. E quindi? Viene con noi. No, abbiamo un nuovo amico. Oh, bene. Adesso il gattino ci seguirà dappertutto. Però non so che potere possa avere il gattino. Forse si arrampica lui. Intanto proviamo ad andare qui. Abbiamo tre strade. Allora, questo non mi sembra tanto amichevole. Vediamo. No. No. Però non fa niente. E qua c'è un coccodrillo? Ah, sì. Allora, di qua non si passa. Vediamo col gattino. Ah, questa? Cosa ho fatto? Perché l'ho messa lì?
Forse si ma... No, Però ho messo la radice. Vediamo. Il gatto. Dammi il gatto. No, boh. Vediamo se magari se lo mangia finché noi non ci siamo. Ok. Non so, non ho capito cosa devo fare con il coccodrillo. Tanto andiamo via. Andiamo di qua. Cos'è? Un serpente! Vabbè, ma insomma. Oddio. Gli manca qualcosa comunque. No, no. Gli manca tipo un'altra pietra qui. Chissà dov'è. Proviamo ad andare giù qua. Ma poi questo che cos'è? Ah, qua c'è un'altra talpa che emette delle note. Allora, qua dobbiamo trovarle. Beh, è abbastanza semplice, credo, perché ci mostra i simboli, quindi basta trovarle. Questa no. Questa no. Questa è la prima. Vediamo. Sì. La seconda è simile a questa, però ha la prima barretta in su. Vediamo un po'. Questa è l'ultima? Questa è l'ultima. Ok, le prime due ce l'abbiamo e mi manca la seconda, che è quella qui. Quindi, è così. No? No, no, al contrario, scusatemi. Così. Proviamo ad andare dall'altra talpa. Secondo me devo suonarle queste tre note qui. Vedi qua. Allora, abbiamo detto così, così e così. Oh, sì! Ci ha aperto un passaggio. Ah, e ci ha anche sbloccato le note. Ottimo. Oh, cos'è questo? Ah, si scende. Ma loro vengono con me? Sì, ah, sono già giù. Allora, qua c'è qualcosa. No, proverei con uno di loro. No. Sì! Che roba è? Tipo una radice. Una foglia, qualcosa del genere, credo. Un muschio. Ah, wow. Abbiamo un po' di simboli. Aspetta, aspetta. Ma si può andare avanti ancora? Quanto stiamo andando avanti? Oh, non si vede niente. Non si può proseguire. Allora torniamo indietro. Non so se magari debba fare qualcosa con queste. Perché alcune mi sa che le conosciamo già, tipo questa qui. Però le altre non so quali siano. Vediamo se magari mi sono persa qualcosa qua dietro. Posso tornare su intanto? Sì. Allora, questa dorme. Perché abbiamo recuperato anche una specie di alga, non so cosa sia. Vediamo se la devo utilizzare da qualche parte. Il gomitolo qua? No, 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 dove andate? Dove andate? Ma... Ah... No, mi sa che comunque col gomitolo non si fa più niente. Proviamo a tornare qui dentro.
c'erano ancora questi, è vero. No, eh. E se io clicco il muschino? No. Se clicco il gatto? No, non so cosa voglia questo. Vediamo qua. Ah, prova. No, ma allora che senso ha mettere queste cose qui sopra? Che cosa ho fatto? No, no, aspetta, cioè sto creando una persona. Però mi sa che mi manca ancora un ingrediente. Ah, ho capito. Aspetta, no, 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 no. Praticamente sto ricreando un fantoccio. Allora, noi proviamo. Questa. Però a quanto pare non è sufficiente. Gatto? No, perché il coccodrillo mangia sempre me. Ah, ok, mi serve qualcosa per rendere più realistico questo pupazzo. ma cosa? L'avvoltoio qua è lì tranquillo. Qua c'era il serpente, che però a quanto pare lui non vuole niente, perché queste due cose mi servono per il coccodrillo. Questo sicuramente no, infatti. E allora no, l'unica è andare là dove c'è la zona buia. Vai un attimo giù. Qua non c'era niente. E questo che cos'è? Ah, aspetta! Cosa ho preso? Sembra tipo un sacchetto. Aspetta, proviamo un attimo a tornare indietro. Magari è l'ultimo ingrediente che mi manca. Allora, vediamo se me lo aggiunge qua. Sì? Ah, è un vestito! E quindi noi possiamo passare. Ottimo! Oh, cos'è? C'è un castello, qualcosa qui? Qua c'è qualcosa. Però non posso cliccarci. Vediamo se io magari utilizzo lui. Sì! Non è successo niente però. Se io ci mando il gatto? Neanche. Sì! Oddio, cos'è? Abbiamo preso un pollo. Ok, abbiamo trovato un pollo, andiamo avanti. Un cimitero. Però qua non posso cliccare niente. Però vedete che questo qui sembra tanto una nota. Però io non ho niente che abbia questo simbolo qua. Aspettate, vediamo se per caso mi dà qualche suggerimento. Eh sì, infatti, vedete? Questo simbolo qua è lo stesso che c'è qui. Qua bisogna fare qualcosa con le note. Però non saprei cosa. Tanto abbiamo il pollo. Il pollo non fa niente. E questo non fa niente. Proviamo a tornare indietro. Ah, ci sarebbe ancora questo. Non è che magari posso dargli il pollo? Ah, se lo mangia! Ok. E mi emette delle note. Qua devo capire che suoni sono. Sono 5. Allora, la prima è abbastanza acuta.
No. Dovrebbe essere questa? Sì. La prima è questa. La seconda è questa. La terza è più acuta delle prime due. Quindi. No? Questa. Ok, le prime tre ce le abbiamo. Allora, l'ultima. Vai, vedi qua. Allora, anzi, la quarta, secondo me, è in questa riga qui. Potrebbe essere? No. No, è ancora più giù. È una di queste. Secondo me è una di queste tre. Questa no. Eccola qua. Oh, bene. Ci manca l'ultima. L'ultima è in mezzo. No. No, queste non sono. Eccola, trovata. Ok, ce l'ho. Così sono. Sì, sono, credo siano giuste. E quindi? Aspettate, provo a suonargliele al condor qua. Suoniamoli insieme. Non mi ha fatto niente, però. Ah, il cimitero! State a vedere che forse si usa nel cimitero. Perché sono giuste? Adesso avendole suonate insieme al condor lì l'avvoltoio, erano giuste. Però potrebbe essere una combinazione per il cimitero. Vai. Allora. Oh sì. Bene, cioè intanto ci ha sbloccato la nota che non conoscevamo e mi ha dato una lanterna. Ah, sapete che forse questa mi serve nella parte in cui non si vedeva niente, in cui lei tornava indietro perché era troppo buio. Forza, forza, correte su. Su. E di qua forse non mi ricordo. No, non era di qua, ma di qua. Scendiamo. Dovrebbe esserci forse la talpa che dorme. Sì, infatti, eccola qui. Vediamo se funziona. Abbiamo la lanterna.
Ah, è un'altra pietra per il serpente. E allora andiamo. No, ho sbagliato. Dobbiamo tornare indietro. Eccoci qua. Vediamo se vuole questa pietra. Sì. Ah, ci fa da scala. E siamo arrivati in una nuova zona. Quindi direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciando un mi piace, commento se il video vi è piaciuto. E iscrivetevi al mio canale. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti.